così poche le cose che hanno senso. Alcune le capisci subito, per altre ci vuole tempo. Sono tante invece le parole di una generazione. Eppure quante mancanze stanno ancora senza nome. Gli applausi registrati in televisione mi danno i brividi lungo la schiena, mi mandano in depressione. Quei programmi dove sparano i milioni mi chiudono lo stomaco, mi rompono i coglioni. Ma non è che devi sempre per forza conquistare qualcosa per sentirti bene. Non è che devi sempre mostrarti felice e sicuro davanti agli altri. Viviamo di certezze, poi basta niente, non sappiamo che fare. La crisi del mio tempo non economica ma emozionale. E di certo è più normale la gentilezza, parlare con il mare, fare amicizia con un animale. Sarebbe meglio poi non crescere neanche, per non fissarsi sulle cose ma fare sempre delle domande. Poi non è che devi sempre per forza conquistare qualcosa per sentirti bene. Non è che devi sempre mostrarti felice e sicuro davanti agli altri. Dovremmo santificare ogni dubbio che ci viene in mente, scegliere un giorno per festeggiare ogni occasione mandata a cagare. Sai, non è che devo sempre parlarti di commercialisti e di soldi degli altri. Non è che devi sempre mostrarti felice e sicuro davanti.